Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Buona domenica e forza Juventus. Oggi parliamo un pochettino di quelle che sono le sensazioni prima di questa partita con la Roma. Io devo dirvi la verità, non la sto vivendo con un hype esagerato, anzi, tutt'altro. Io ho la percezione, la sensazione che la Juve non vincerà questa partita. La Juve mi sembra decisamente, forse anche abbondantemente, una squadra che per inerzia sta cercando di trascinarsi verso il finale di stagione e, guardando un attimo il calendario, probabilmente l'appuntamento più importante per la Juve è sì sempre a Roma, ma tra 10 giorni in finale di Coppa Italia. Attenzione però, attenzione un attimo, perché io credo che tutte le strade portino a Roma e quindi nei prossimi 10 giorni avremo 2 trasferte da fare nella capitale italiana. In mezzo però c'è l'unica partita che considero davvero decisiva lato Serie A. Perché vi dico questo? Perché alla Juventus bastano 4 o 5 punti aritmeticamente per la qualificazione in Champions, che possa diventare anche meno in seguito ad alcuni episodi, ad alcune partite di quelle che inseguono. Faccio un esempio: il pareggio dell'altra sera del Bologna è una notizia buonissima per la Juve, dato che ci sono 5 squadre italiane che possono qualificarsi per la Champions League, e se quelle dietro non fanno i 3 punti, appunto questi 5 punti che erano prima diventano meno. Stasera la Juventus, vincendo Roma, potrebbe chiudere definitivamente tutti i conti. Però voi siete davvero convinti che la Juventus stasera la giocherà alla morte? Cioè, dando un'occhiata alla classifica, al calendario, quella che la deve giocare veramente con il coltello tra i denti non è la Juve, è la Roma. La Roma che ha addirittura perso contro il Bologna qualche giornata fa, proprio all'Olimpico. Forse l'unica vittoria del Bologna nelle ultime giornate, se diamo un'occhiata a quelli che sono i precedenti. Tra l'altro anche la Roma non sta benissimo da questo punto di vista, perché appunto ha perso con il Bologna, ha fatto un paio di pareggi un po' così. Mi viene in mente lo 0-0 con il Lecce, il 2-2 con il Napoli in ultima giornata, e c'ha l'Europa League in testa la Roma. Perché è vero che la sconfitta per 2-0 l'andata è pesante, io credo che sia difficilmente pronosticabile una rimonta della Roma contro un Leverkusen che fino ad oggi non ha ancora perso nessuna partita ufficiale e che ha vinto 2-0 all'andata. Poi tutto può essere, però è ovvio che se la Roma vince l'Europa League, si qualifica in Champions, la strada un po' più comoda per arrivare in Champions è la Serie A, è il campionato, è fare punti oggi con la Juve, che invece non ha necessità di vincere. Ora, facendo la lettura più pessimistica del caso, io mi immagino una Juventus che arriva allo scontro diretto contro il Bologna, contro proprio Thiago Motta, che ieri non è stato nominato da Allegri. Gli hanno fatto una domanda proprio su Thiago Motta e lui non ha risposto nello specifico, anzi il nome di Thiago Motta l'ha ignorato completamente, e se non avete visto il video della conferenza stampa ve lo lascio comunque qui sopra nelle schede. Però anche facendo proprio tutti i ragionamenti più pessimistici del caso, la Juventus che arriva a giocarsi questo presunto scontro diretto contro il Bologna potrebbe arrivarci già da qualificata alla Champions League, vincendo con la Salernitana e magari pareggiando stasera con la Roma. E in mezzo, appunto, c'è quello che è l'appuntamento più decisivo di questo finale di stagione, sempre a Roma, ma in finale di Coppa Italia con l'Atalanta. Io credo che anche l'Atalanta in questo momento stia ragionando un po' più su Europa League e Coppa Italia, perché questo finale di stagione per Gasperini è tostissimo, come probabilmente non è mai stato nella sua carriera. C'ha una finale, una semifinale, da cui può arrivare una seconda finale, quindi l'Atalanta può essere veramente la squadra italiana a trionfare su più campi in questa stagione, ed è forse anche un paradosso leggendo quello che è il palmarès non solo dell'Atalanta ma anche di Gasperini. Abbiamo parlato comunque un po' nelle settimane precedenti, l'Atalanta ha vinto soltanto una Coppa Italia e diverse coppe legate alle promozioni, quindi immaginarsela in finale di Coppa Italia e in finale di Europa League è qualcosa di clamoroso. Quindi credo che in questo momento ogni allenatore abbia in mente alcune priorità: per la Juventus la finale di Coppa Italia, per l'Atalanta non è la Serie A, per De Rossi dopo la sconfitta dell'andata di Europa League deve essere per forza di cose fare dei punti contro la Juve già a partire da oggi, per il Bologna per forza di cose il campionato. E quindi è veramente ironico a volte il destino, perché quello che sembrava un Bologna-Juventus destinato a poter diventare anche un po' un problema per la Juve
In questo momento io personalmente lo leggo come una partita che può dare a Thiago Motta quei punti necessari per la qualifica aritmetica alla Champions e che invece per la Juve diventa semplicemente la penultima giornata di una stagione subito dopo aver giocato una finale di Europa League. Questo ragionamento però a patto che succeda una e una cosa soltanto, e cioè che la Juventus vinca contro la Salernitana. Ora, so che sembra una richiesta banale, scontata. È ovvio che se la tua squadra arriva a 13 punti nelle ultime 13 partite con un girone di ritorno veramente da media retrocessione, adesso non so quanti ne abbia fatti la Salernitana, sicuramente meno, però è una media imbarazzante. Se la Juve non vince quella partita con la Salernitana è un problema, per quello dico anche nell'ottica più pessimista possibile, comunque la Juve 3 punti con la Salernitana le deve fare. Questi ragionamenti che vi ho fatto fino adesso sono ragionamenti che mi piace fare? No, è ovvio che non sia così. È ovvio che in un mondo normale la Juventus non dovrebbe ragionare in questa maniera qui. Però dopo questo girone di ritorno credo che sia necessario sintonizzarsi su quella che è la realtà della Juve, non su quello che dovrebbe essere il generale. Perché poi ieri abbiamo sentito parlare di DNA. Io credo che il discorso sul DNA sia stato un po' storpiato in questi anni, perché tanti discorsi che ho sentito fare dalla proprietà, dalla dirigenza, dagli allenatori della Juventus si discostano neanche tanto da quello che invece è sempre stato il DNA della Juve. Io credo che la Juventus non possa ragionare semplicemente sul raggiungere gli obiettivi minimi, e questo lo sapete per certo, ve l'ho già detto tante volte. Eppure in stagione abbiamo sentito tantissimi protagonisti dire che sì, dai, comunque alla fine se raggiungi il quarto posto in campionato è stata una buona stagione. Ora, questo non è DNA Juventus, non lo è. E per forza di cose poi arrivi a questo finale di stagione in cui devi, per forza di cose, cercare di inserirti all'interno di un contesto che non è quello solito e storico per la Juventus. Quindi io oggi non mi aspetto niente, sono sincero. Non ci sarà neanche Yıldız, e già questa è una brutta notizia perché è un po' il giocatore che in un modo o nell'altro, quando c'è bisogno di fare un cambio, è il primo che ti viene in mente, proprio perché oggi Yıldız non è considerabile un titolare nella Juve. Anche questo, secondo me, fa abbastanza ridere. Ci sarà da decidere alcuni ballottaggi. Chissà, tornerà McKennie titolare oppure no? Oppure queste voci legate al mercato, contro l'altro McKennie che nelle ultime ore è stato hackerato sui social e ha presentato come immagine di profilo su Facebook una sua foto col Manchester United, con la maglia del United, quindi robe un po' particolari, cose che forse stanno distraendo anche un pochettino il giocatore, e chissà che queste esclusioni non possano essere legate proprio al mercato. Ci sarà ancora Cambiaso utilizzato come mezzala, sì o no? E attenzione, perché proprio Cambiaso è un po' il legame tra la Juventus attuale e la Juventus del futuro, perché l'anno scorso era a Bologna, era allenato da Thiago Motta, è uno di quei giocatori che è passato sotto l'ala di Thiago Motta, è uno di quei giocatori che potrebbe essere allenato nuovamente da Thiago Motta, ma non solo, perché Giuntoli sta dando un'occhiata a tante partite del Bologna, secondo me, in questa annata, perché Calafiori è un nome, forse anche uno dei più facili in assoluto da fare. Poi parleremo di mercato più avanti, però sicuramente oggi il destino della Juventus si intreccia abbastanza con Roma e Bologna, perché a Roma decideremo se arriveremo a casa con almeno un trofeo, se stasera ci qualificheremo per la Champions oppure no, e con Bologna andremo a costruire il futuro. L'altro nome invece è quello di Zirkzee, che nelle ultime ore sembra essere fortemente accostato alla vecchia signora. Ne avevamo parlato a inizio aprile insieme a Giovanni Albanese, un mese fa era stato proprio lui a spiegarci quello che poteva essere il piano della Juventus per Zirkzee. Ora è un po' troppo presto per parlarne, anzi io vi dico la verità, credo che difficilmente la Juventus riuscirà a fare Zirkzee mantenendo Vlahovic, però questa è un po' l'idea della Juve che sta cercando un rifinitore proprio alle spalle di Dusan, anche a costo di fare dei sacrifici importanti come Chiesa e Bremer. Al posto di Chiesa e Bremer potrebbe arrivare uno tra Zirkzee con Mainers, ma è ancora troppo presto per fare questi ragionamenti. Prima di iniziare veramente nel concreto a parlare di queste cose qua, c'è da fare una cosa: raggiungere la Champions League aritmeticamente e cercare di vincere una finale di Coppa Italia, perché ovviamente 3 anni, 3 stagioni consecutive senza titolo alla Juventus non può essere assolutamente accettabile, dato che ieri abbiamo parlato di DNA, anzi Allegri ha parlato di DNA. Ecco, il DNA della Juventus è un DNA vincente,
E quando non si vince, non si può essere contenti e soddisfatti. Forza Juventus, e vediamo stasera che cosa succederà, se riusciremo a raggiungere o no aritmeticamente la Champions. Per me sarà complicato, ma ci spero, perché sarebbe anche ora. Ciao a tutti.